Ciao a tutti da Alessandro Cecchini e ben ritrovati ad un altro appuntamento con il teatro in casa. Nella precedente pillola ho introdotto l'argomento degli scioglilingua. Lo scioglilingua è un ottimo esercizio divertente che ci aiuta a pulire l'articolazione delle nostre parole, inoltre ci aiuta anche nella dizione e nel ritmo del nostro linguaggio. Però con gli scioglilingua possiamo esercitarci anche in molte altre cose. Per esempio, possiamo esercitarci anche sulla respirazione, in modo che facciamo due esercizi in uno. Ripassate la pillola 7, dove spiego come emettere i suoni con la respirazione diaframmatica. Seguendo sempre lo stesso procedimento, invece di emettere il suono delle vocali, provate a leggere lo scioglilingua e utilizzate la punteggiatura, le varie pause o le virgole per prendere aria. Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal capo ringraticolatore delle graticole. Ma il capo ringraticolatore delle graticole non c'era. Come ho detto anche nelle precedenti pillole, le prime volte questo esercizio non è semplice, ma dovete insistere e non arrendervi mai. Dedicate ogni giorno almeno 5 o 10 minuti a fare questi esercizi e vedrete che col tempo, piano piano, i risultati arrivano. Bene, adesso passiamo a fare un altro esercizio che ho dato il nome di le parole emozionate. Prendiamo una parola a caso e divertiamoci a dire questa parola mettendoci un sentimento. Dobbiamo cercare di colorare questa parola con un senso che trasmetta un'emozione. Per esempio, possiamo iniziare con la parola ritornello. Questa parola dovrò dirla prima con rabbia, poi dovrò ridirla con gioia, poi con tristezza, poi con paura, poi con disgusto e infine con sorpresa. Ritornello! 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 Cercate di modulare la tonalità della voce per trovare la tonalità giusta che possa esprimere quell'emozione. E per questo vi rimando alla pillola 8, dove parlo della voce e delle sue sfumature. Utilizziamo anche la faccia per esprimere quell'emozione. E quindi vi rimando alla pillola 3, dove abbiamo fatto gli esercizi con la mimica e la faccia. Inoltre, provate a lanciarla tutta d'un fiato la parola, come se doveste lanciare una vostra forza, una vostra energia, forte, lontana. E quindi per questo provate a utilizzare anche la respirazione col diaframma. È un multi-esercizio dove in un'unica volta ci alleniamo in più cose. Beh, altre parole che potete utilizzare in questo gioco sono... Imbuto! Imbuto? Imbuto? Secchiello! Lo secchiello, cavatappi. È un gioco, quindi lasciatevi andare, divertitevi, giocate, inventate, trovate anche altre parole. Se avete delle domande, scrivetemi qui sotto. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, di invitare amici. Inoltre potete trovarmi anche su Facebook, Compagnia Teatrale La Divina Toscana oppure Alessandro Cecchini. Nella prossima pillola inizieremo a parlare della... dizione! Non vi preoccupate, sempre col gioco.